Max Pescatori, senti, durante la conferenza si è parlato un po' di come hai iniziato a giocare a poker e è uscita fuori di nuovo la storia della macchina. Ce la vuoi chiarire un po' una volta per tutte? Sì, io ho lasciato... nel 94 ho deciso di andare a lavorare a Las Vegas e ovviamente era un costo, di conseguenza ho preso la liquidazione di dove lavoravo per 2 anni e ho venduto la mia macchina e mi sono trasferito. E sono trasferito per fare una scuola di croupier e per poi trovare un lavoro da croupier ed eventualmente nel tempo libero giocare. Diciamo, hai deciso di investire sul tuo talento, tu hai capito che quello era un po' la tua vera possibilità, no? Sì e no, però ho investito per andare a fare quello che volevo fare, che era entrare nel mondo del gioco. Mi piaceva giocare, ma mi piaceva anche essere il croupier che dava le carte a blackjack piuttosto che tirava la pallina della roulette, perché comunque pensavo, ed effettivamente era vero, mi piace proprio come ambiente. Senti, noi spesso ci occupiamo dei giovani, dei problemi dei trentenni così in questo paese. Il poker sta diventando un po' il gioco degli under 40, più poi dei più giovani, dove i più giovani riescono ad avere la meglio un po' su chi è un po' più grande. Sì, infatti voi avete scritto che io sul mio peso di 40 anni non potevo più vincere e ho riscritto ad Adinolfi quando ho vinto il torneo la notte del Poker Club, ne ho ancora 39 e ne ho vinto uno importante. È vero, però ci sono tante persone nei 40, anche nei 50, c'è uno famoso che si chiama Giaroni che ha 74 anni, che gioca, si diverte e quindi lo possono fare tutti. È ovvio che magari in questo momento ci sono quelli nei 20 anni che sono quelli che giocano di più. I nativi digitali hanno un vantaggio. Esatto, hanno un vantaggio perché chi ha giocato a videogiochi ha un vantaggio quando si deve trovare in un contesto appunto di un gioco che è il Texas Hold'em, ma è anche una specie di piccolo videogioco. Se trovassi un pescatore, cioè un ragazzo giovane che ha 25, 26, 27 anni, che fa il precario qui in Italia, ha un talento nel mondo del poker, gli consiglieresti di investire sul suo talento? Sì, allo stesso tempo però dipende dalle responsabilità che ha. Io l'ho fatto in un momento in cui non avevo troppe responsabilità. Ovvio che se uno ha un figlio o due figli li deve mantenere, io consiglio sempre di restare un giocatore di basso investimento, dove però può divertirsi, e poi se ha un talento immenso è lui che deciderà cosa fare. Allo stesso tempo si può benissimo lavorare e giocare alla sera e guadagnare un pochettino divertendosi. Senti, dopo Candio e dopo anche la vittoria nell'ultimo QT di Venezia, in che stato di salute è il movimento italiano? Ottimo. Magari ci ha portato davvero fortuna quel pezzo di Adinolfi che diceva che l'Italia non vince più, perché appunto dopo quello, guarda un po', io ho vinto un grosso torneo, Alessio ne ha vinto uno 3 volte più grande, quindi io penso che sia un momento fantastico per il poker italiano e spero che vada avanti per un bel po' di tempo, e sono convinto che sarà così. Ti ringrazio.